Le quattro stagioni di Adolphe William Bouguereau. Questo dipinto fin dall'infanzia mi affascinava. Lo scrutavo su un libro di arte per bambini, poi su un testo studiato alla scuola media. Ma questo dipinto mi accompagnò anche durante gli anni del liceo e dell'università. La primavera con i suoi dolci fiori e profumi. L'estate vestita di sole e di luce. L'autunno malinconico con il suo tepore. E l'inverno che rabbrividisce di freddo e porta le feste natalizie dolci e gradite. Le quattro stagioni. Le ospito nel mio cuore con gioia, al punto che decido di scrivere una fiaba dedicata a loro. Essa ha per titolo Il girotondo delle stagioni. Vieni, piccolo Martino, siedi accanto a me, ora apro la fiaba e te la leggo. È primavera, l'aria si è fatta più mite e il sole ci regala il tiepido calore dei suoi raggi. Nei giardini spuntano i primi fiori e le gemme fanno capolino tra il verde per poi esplodere in corolle. Unicorno, panda, occhi belli e civetta colorella si aggirano per le strade dei boschi e delle campagne. Sono entrambi animali magici ed hanno dei poteri. Ed ecco, unicorno, panda, occhi belli, esibisce il suo corno dorato. Esso contiene la polvere di fata primavera. Ella delicatamente stacca il corno e versa la polverina per le strade di campagna e lungo i sentieri dei boschi. Allora spuntano ovunque fiori dai profumi meravigliosi. Ma anche Civetta Colorella ha dei poteri. Le sue piume si staccano e volano nell'aria dove si trasformano in uccelli. Ecco, arrivano le rondini che annunciano la bella stagione primaverile. E il cielo si riempie di voli come un quadro che acquisisce forme e colori. Fata primavera danza circondata da corolle, da profumi e da colori. Passa marzo, passa aprile, arriva maggio, poi giugno. E fata primavera deve cedere il posto alla regina dell'estate che si prepara ad uscire. Ecco, la regina estate avanza sui prati e sui paesaggi e porta fiori dai colori variopinti. Il sole brucia, arriva la fine della scuola e il tempo delle vacanze. La felicità serpeggia nell'aria. Si affacciano al panorama due animali magici, topo azzurrello e ippopotamo muso viola. Topo azzurrello esibisce un pelo dal colore celeste. Questo colore trasuda dalla sua pelle e va in cielo tingendolo di un bell'azzurro. Ippopotamo muso viola ha due occhi che esibiscono cerchi dorati. Il loro oro vola verso il sole e trasmette lo scintillio dell'oro ai suoi raggi. Ora è estate, è veramente estate. Gli alberi si caricano di dolci frutti succosi e deliziosi. La regina estate ha un abito dai mille colori e reca in mano un cesto magico. Da esso prende fiori e li getta sulla terra. Il cesto continua a riempirsi e sempre offre nuove corolle. Ippopotamo, muso viola e topo azzurrello sono felici, felici di essere animali magici. Ippopotamo, muso viola è piccolo e topo azzurrello è gigante.
Siamo in un mondo fatato e tutto è strano e meraviglioso. La regina estate passeggia e manda saluti e baci a tutti. Porta gioia, calore e letizia. Il tempo procede. Arriva la stagione del magico autunno. Esso ha una bacchetta fatata con la quale trasforma i colori delle foglie. Ora queste diventano gialle, rosse e marroni. Il mago autunno ha due aiutanti magici, Chihuahua, unicorno amore, e Pipistrello, grande ala. Chihuahua, unicorno amore, abbaia, ed ecco si leva un vento selvaggio che trascina le foglie in un vortice di aria. Le folate si fanno sempre più forti e accarezzano con la loro malinconia il volto delle donne e dei bambini. Ma anche Pipistrello grande ala ha dei poteri. Si libra nell'aria all'inizio di novembre e vola nei sogni dei bambini. Porta storie di spettri e di fantasmi che però hanno tutte un lieto fine. Al risveglio i bambini sono contenti e lieti. Il mago autunno intanto avanza per le strade di campagna e di città. A tutti dona un sorriso, un saluto. Le foglie gialle e marroni danzano nell'aria e parlano. Raccontano che la loro vita sta andando verso il declino, ma ciò non deve turbare. Le stagioni avanzeranno e quando il brutto tempo sarà passato, nuove foglie compariranno dense di vita. Ed ecco, arriva poi il re inverno. Tutto imbacuccato nel suo mantello e nel suo cappuccio, avanza tra la neve. Sta già prendendo accordi con Babbo Natale affinché con la sua slitta allieti la fredda stagione. Il re inverno ha due aiutanti magici, Scoiattolo Schiaccianoci e la piccola renna Cornelia. Entrambi seguono Re Inverno e lo accompagnano nei suoi viaggi. Scoiattolo Schiaccianoci ha un potere fatato, possiede la noce magica e quando con i suoi denti la apre, da essa esce una musica meravigliosa, è la Sinfonia dell'Inverno di Vivaldi. Anche la renna Cornelia ha dei poteri, dalle sue corna fuoriescono cristalli di neve che volteggiano nell'aria, poi si depositano sulla terra formando una coltre soffice. E così il re inverno avanza portando il freddo che fa rabbrividire, costringe tutti a stare in casa. Allora inizia ad ardere il fuoco nei camini e i bambini vi stanno attorno mentre il loro babbo racconta storie di vento e di neve. E così la stagione del re dell'inverno trascorre. A marzo cederà il posto a fata primavera. Ella giungerà e danzerà insieme alla regina estate, al mago autunno e al re inverno. Danzeranno tutti il giro tondo delle stagioni. Ecco, piccolo Martino, la storia è finita ed ora chiudiamo il grande libro. Chiudiamo il volume, ma continuiamo a fantasticare primavera, estate, autunno e inverno che fanno un giro tondo. Le quattro stagioni di Adolphe William Bouguereau. Questo dipinto fin dall'infanzia mi affascinava. Lo scrutavo su un libro di arte per bambini, poi su un testo studiato alla scuola media. Ma questo dipinto mi accompagnò anche durante gli anni del liceo e dell'università. La primavera con i suoi dolci profumi. L'estate vestita di sole e di luce.
luce. L'autunno malinconico con il suo tepore. E l'inverno che rabbrividisce di freddo e porta le feste natalizie dolci e gradite. Le quattro stagioni che fanno un giro tondo per il mio piccolo bimbo Martino.